sveglia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Oh, cari telespettatori, buongiorno! Oggi è mercoledì 2 marzo, ma che bello, dai, cominciamo, non voglio fare raccontare sempre le solite cose, però incominciamo a entrare dentro il sistema quasi della primavera, che bello, vai, comincia un po' la temperatura gradevole. E devo dire che al mio fianco oggi mi trovo veramente un qualcosa di carino, però prima di spiegarvi cosa c'ho al mio fianco, chiaramente devo fare i saluti all'International Artist di Franco Mimmo Cattolero, Leo Color, e chiaramente alla Go Hire che ci ha permesso di aprire e chiudere la valigia degli artisti, sono delle persone fantastiche che potete trovare in via 25 aprile 46 barra A e in via Vittorio Emanuele numero 40, un salone di bellezza dove c'è la Olga che vi coccola l'inverosimile. Grazie ancora. E poi devo ringraziare l'Acquolina in Bocca in via Lodi, un ristorante e pizzeria dove la professionalità, la serietà sono all'ordine del minuto, loro sono grandissimi, sono persone spettacolari, si mangia da Dio. E poi il Gatto e la Volpe, dove c'è una pizza squisita, pasta integrale, pasta verde, o la tradizionale, un'ottima cucina. Un saluto a Gino e Mary, che sono fantastici, ecco. Poi, grazie. E poi un ringraziamento lo dobbiamo fare, chiaramente, a Carlo Oliva alla regia, a Thomas Lanzi alla regia audio. Ringraziamo anche Lucy Fischer, assistente di studio, grande, number one, mi raccomando, è sempre... Bene, oggi è una puntata un po' particolare. Perché particolare? Perché la legge degli artisti possono nascere delle cose, una persona non sa di avere questa vena artistica e poi la tira fuori al tempo giusto e chiaramente può essere una novità, una cosa molto carina, indispensabile anche, perché certo, perché si tratta di cibo, si tratta, quando si tratta di magnao, quando se magna, come diceva Califano, o magniamo, o mica magnao, no, a parte gli scherzi, era una battutina così, ho il piacere e l'onore di presentare Maria Cristina Berardi. Buongiorno cara, buongiorno, siediti pure. Che piacere averti oggi alla valigia degli artisti, Grazie, un piacere anche per me. Ecco, guarda, la tua immenso. Telecamera è quella lì. Io sono molto contento anche perché ieri abbiamo avuto un ragazzo che fa rap, bravissimo, me l'ha consigliato una persona a cui io voglio molto molto bene, anche perché è una persona di estrema cultura, di saggezza, ma soprattutto che ha un cuore grandissimo, e lui è il grande Pino Caltagirone. Grazie mille Pino, il mio affetto è sempre estremo, estremo, estremo. Senti, cara, come vuoi che ti chiamo, Maria o Cristina? Gli amici mi chiamano Cristina. Beh, che pubblico, già. Allora sentiamo un po' questo vento d'arte, no? Il pubblico. Allora vuol dire che già tu hai dato dimostrazioni della tua, delle tue news, cioè una cosa che chiaramente hai appena sfornato. A prescindere che dobbiamo ringraziare che ci ha portato dei prodotti meravigliosi, perché lei è una ristoratrice, se non sbaglio, giusto? Allora, io sono appassionata di cucina, La ristoratrice è mia sorella, che ha un ristorante. Ok, dove ce l'ha? Dove a Calcinato. A Calcinato, qua in provincia di Brescia, no? Sì, da queste parti, qua vicino, perciò... Facciamo un saluto allora e auguriamo un buon lavoro. Allora, come si chiama il ristorante? Buddha Bar Revolution. Buddha Bar Revolution, già c'è questo nome molto orientale, se vogliamo, ma è cucina un po' di tutto, era nata come paninoteca e adesso fa piatti di ogni genere, un cuoco fantastico, perché comunque c'è uno chef che sa cucinare molto bene e cioè, un locale sempre pieno, per cui sta andando bene. Che bello. Allora, i soldi spesi per mangiare sono sempre soldi spesi bene. I detti li hanno inventati i saggi, perciò quando c'è una buona cucina, un ristorante sa dare il massimo, chiaramente, della clientela. Non può mancare, mettiamo il senso pratico, ecco. Senti, cara Cristina, innanzitutto grazie per questo tuo omaggio, che poi dopo al termine della trasmissione apriremo e assaggeremo. Io sono molto curioso, anche perché è colpito in pieno, perché se a me vi dovessero mettere una fetta di torta la più buona del mondo e un trancio di pizza, mangio la pizza. Perciò ti ho portato il salato. Infatti sono due ricettine che troverete poi sul libro.
adesso poi sono ne parliamo. Sono semplicissime, veloci e sono veramente gustose. Perché voi dovete sapere, cari telespettatori, che cucinare, l'arte culinare, lo dice la parola, non è facile saper far da mangiare. Perciò bisogna essere degli artisti. Sì. Cucinare è un'arte, secondo me, perché comunque se va fatta con passione escono anche meglio i piatti. Ma certo. Che deve essere fatta proprio con amore. Allora trovi il gusto dell'amore, lo trovi anche nel piatto. Certo, ma infatti a me non nego il fatto che io amo fare i primi. Cioè, a me piace molto fare i primi. Devo dire che tante volte faccio la prima forchettata e dico, ma è possibile che l'ho fatta io? È strana questa cosa. In effetti, veramente, mi gasa molto. Gasa una molto. Soddisfazione. Poi, presumo, per una ristorazione, l'essere artista del cuoco, lo chef, che tornano i piatti vuoti. Quello è sinonimo veramente di grande soddisfazione. Sì. Brava, mi hai tolto la parola di bocca. Sì. Poi io tra l'altro conosco anche la tua sorella, no? Che da un po' che non vedo, che saluto caramente. Non frequento molto quei miei posti della Milano by Night, un periodo che sono un po' distaccato. Va bene che non se ne accorge nessuno. Perciò mi sono molto più prendo il mio tempo per creare cose magari un po' più importanti che andare a fare due fotografie, ecco, parliamoci chiaro. La cosa che mi ha meravigliato molto quando Pino mi chiamò e mi disse: c'ho questa cara amica che ha scritto un libro molto importante, soprattutto utile. Utile perché, cara Cristina? Allora, questo libro è dedicato a tutti i ragazzi che devono imparare ad essere un po' più indipendenti, magari purtroppo, visto la crisi e il mondo del lavoro che non offre grandi cose qui in Italia, devono spostarsi, andare all'estero piuttosto che fare chilometri e chilometri distanti da casa. Per cui è un libricino semplicissimo con dei consigli che vanno dalla dispensa alla spesa, a ricettine velocissime di cucina, pratiche e gustose, e persino c'è una piccola appendice su come fare il bucato, perché ovviamente per essere indipendente un ragazzo deve anche imparare a farsi il bucato. Beh, infatti è una cosa, posso gentilmente, certo. Caro, pardon, non ti preoccupare, ci penso io, ecco. Caro Carlo, gentilmente, se puoi fare un campo stretto, questo è il libro, scritto proprio da Maria Cristina Berardi. Vogliamo dire allora, chi è l'editore? L'ho scritto grazie all'aiuto del sito del Il Mio Libro, che aiuta tutti gli scrittori a poter sviluppare e a pubblicizzare la propria creatività praticamente. Poi il sito del mio libro è in collaborazione con La Repubblica e la Feltrinelli, wow, per cui si può trovare, perciò, cavoli, sì, un'ottima distribuzione. Infatti c'è parecchia distribuzione, soprattutto online, e poi comunque ci sono le librerie Feltrinelli che su ordinazione ti danno la possibilità di acquistare questi libri. Senti, ma questa tua creatura, chiamiamola così, perché uno quando fa qualcosa artisticamente parlando diventa sempre una creatura, diventa sempre il proprio figlio. Io scrivo canzoni, ogni mia canzone sono geloso, come sono geloso dei miei bambini, no? Giusto. L'hai scritto prettamente per i ragazzi che purtroppo poi chiaramente magari devono lasciare l'Italia. Chiaramente è un termine bruttissimo, perché veramente ci sono cervelli talmente così importanti in Italia, dei laureati in ingegneria, un perito tecnico, elettronico, che purtroppo devono andare in Inghilterra, in Germania, perché non trovano lavoro in Italia, ma è una cosa inaudita. Cioè come possiamo far scappare queste menti giovani, fresche, che possono dare tanto per il nostro paese? Però nel frattempo, chiaramente, quando sei a casa con la mamma c'è il piatto pronto, sei coccolato, c'è il letto fatto, è tutto molto più semplice. E questa grande artista, perché per me tu hai fatto una cosa molto geniale, sono molto contento, hai creato anche questa sorta d'aiuto per aiutarsi per cibarsi nel migliore infatti dei modi. Infatti è un aiuto per i ragazzi. Purtroppo qui in Italia parlano tanto di meritocrazia, ma la meritocrazia ce l'hanno solo quelli che hanno conoscenze e basta, da quel che saggiamente parlando per mia esperienza. E per cui tantissimi ragazzi purtroppo sono costretti ad allontanarsi veramente da casa. Io, essendo tra l'altro facendo parte di un gruppo di volontariato in ospedale,
in un reparto di pediatria, ho avuto la possibilità di conoscere tantissimi genitori che hanno questa preoccupazione del loro figlio rimasto a casa da solo, che non sa come organizzarsi, oppure lontano da casa, che più che altro, diciamo, è una preoccupazione ovviamente per noi genitori più che per i ragazzi. Magari per loro è un'esperienza anche simpatica andare lontano da casa. Ovviamente noi da genitori ci preoccupiamo, io mi sono preoccupata per prima cosa, visto che questo libro era nato in primis, diciamo, per mio figlio, che anche lui ha iniziato l'università l'anno scorso e ha dovuto allontanarsi da parecchi chilometri da casa, e come prima esperienza, non avendo basi, ho pensato di creare questo bigino, lo chiamiamo, ecco, che raccoglie un po' di consigli dedicati, appunto, importanti. Anche perché i ragazzi d'oggi essere indipendenti. Si nutrono con io non voglio usare una terminologia magari pesante, però hanno un modo di mangiare un po' così sregolato, cioè tipo il minestrone, che fa molto bene, non lo prendono neanche in considerazione. E poi quando si trovano magari soli fanno anche una cattiva alimentazione, sì, perciò vanno incontro anche alla a problemi di salute, di obesità, di stomaco, la gastrite e quant'altro. Invece col tuo libro tu consigli il meglio, in modo che sono semplicissime ricette, ma velocissime e gustose, e senza piccola spesa. Così una chicca, una ricettina che magari possono fare questi giovani. Una ricettina veloce, super veloce, ma non dimmi la pasta al burro, No. Degli spaghetti dorati potrebbero essere, che sono degli spaghetti al pomodoro, cioè, tipo pomodoro. Praticamente si fa un soffritto di prezzemolo con dei pomodorini, okay, pachino magari, pachino, okay, che sono buonissimi, danno un sapore eccezionale alla pasta, fanno bollire la pasta, poi a parte si fa un soffritto con l'aglio. Si prende del pan grattato, semplicissimo, lo metti nell'olio e poi si condisce la pasta con tutti questi ingredienti. Ed è saporitissima, costa pochissimo, perché comunque il pane grattugiato è pane comunque raffermo, magari da giorni, invece di buttarlo si può utilizzare sopra la pasta o per altre cose. Ed è una cosa utilissima, bellissimo, ed è buona. Senti, raccontaci un po' qua cosa ci hai preparato. Già ho l'acquolina in bocca, voglio dire. Sono due ricettine che sono presenti nel libro, dicevo, e sono delle crepe. Queste sono presenti proprio? Sono presenti nel si libro, possono sì, tranquillamente si fare? Si possono trovare, sono velocissime anche queste. Sarebbe della pasta? Allora, queste sono delle crespelle con salmone e questi sono dei muffin alle zucchine. Ma crespella velocissima da fare, perché anche questa con due uova, un po' di farina, un po' di formaggio e un po' di spezie, fai la crespella, poi e poi metti il salmone, metti sopra il salmone, un po' di puoi mettere anche le uova di lompo volendo, no? Le uova si possono usare, le uova che si vuole, sono le uova di quaglia si possono utilizzare tranquillamente. Io direi che è una cosa molto carina. 10 minuti è una ricettina super veloce, si può mangiare sia calda che fredda. Sono piatti, ma che bello. Comunque, cari telespettatori, hai visto, così nascono delle ricettine. Anche voi, cari ragazzi, se vedete la valigia degli artisti, mi raccomando, questo è il libro. Puoi gentilmente dire dove possono acquistarlo? Allora, lo potete acquistare sul sito di Il Mio Libro, digitando ovviamente o il mio nome oppure SMS, semplice manuale di sopravvivenza, infatti è il titolo proprio. Oppure su Amazon o sul sito della Feltrinelli o alla libreria Feltrinelli, ordinando con il titolo. E dove si trovano le librerie Feltrinelli? Feltrinelli sono sparse un po' dappertutto. C'è tipo qua a Brescia, a Milano. C'è a Desenzano, io vengo da Desenzano. Oh, che bello, io adoro Desenzano. Io se avessi un po' di fortuna, cambierei residenza, proprio aprire la residenza che farei con immensa felicità sarebbe Desenzano del Garda. Sì, è molto perché è un posto dove la qualità della vita sì, è bellissima, sì, si vive proprio da Dio. Sono molto contento io.
questa cosa è una cosa nuova, grazie. E anche poi, dimmi. È utile perché un ragazzo, se si appassiona un po' alla cucina, potrebbe diventare un hobby anche molto piacevole da fare, perché in compagnia, anche tra amici, certo, possono organizzare una cenetta veloce. Ma hai rubato proprio le parole di bocca, perché quando hai ospiti a casa, leggendo chiaramente le ricette della nostra Maria Cristina Berardi, potete fare un figurone strepitoso. E poi, senza spendere grandi cifre. Ma che meraviglia, guarda. Oggi sono proprio contento perché è una puntata talmente così particolare, originale, che la Valigia degli Artisti è la prima volta che facciamo una puntata dedicata a questa realtà, che è la realtà culinaria, l'arte culinaria. Però il messaggio, veramente, l'Italia deve tenere i ragazzi giovani, deve dare da lavoro i ragazzi, gli ingegneri, gli architetti, in Italia, perché questi ragazzi si trovano a 20 anni in un paese che non è loro e devono far costruirsi un futuro. Facciamoglielo costruire qua in Italia. Vabbè, la mia parola può valere zero, perché chiaramente non è che posso, però veramente è un messaggio in più che mandiamo. I giovani d'oggi hanno elementi che sono grandiosi. Bene, io sono molto contento, Maria Cristina. Hai visto? 20 minuti è un format. Posso ringraziare Pino Caltagirone. Dobbiamo ringraziarlo. Grazie. Di conoscerti e di conoscere questa trasmissione. Il piacere che è tutto mio. Presenta tantissimi artisti giovani che possono comunque dare modo di presentare la propria esperienza. Bene, anche per i ragazzi all'estero, magari si trovano all'estero, così mi raccomando. Innanzitutto ringraziamo RTB Network, all'editore Ignazio Baresi. Grazie. Importantissimo, molto importante, è su streaming www.rtbnetwork.it e voi, è una Valigia degli Artisti e Mondovisione. Perciò, se volete andare a vedere magari le puntate, andate sul canale YouTube La Valigia degli Artisti Original by Rudy e avete tutte le puntate da quando è iniziato il 14 di dicembre ad oggi, voglio dire, insomma. Sono molto contento di averti conosciuto. Molto un piacere. Puntata molto, molto, molto carina, molto bella. Bene, io devo fare i ringraziamenti e ringrazio chiaramente a te, Cristina, spero di rincontrarti presto. Grazie. Con una nuova, se hai qualcosa di nuovo, chiamami. Le ricette ce ne sono tantissime. Vedremo di fare, di inserirti in una settimana, è un piacere averti. Ecco. Nel frattempo ringraziamo l'International Artist, Elio Color, chiaramente Go Higher di Olga Romanova, un salone di bellezza wonderful in via 25 aprile 46 barra A e in via Vittorio Emanuele numero 40, mi raccomando, perché sono dei grandi artisti della bellezza. E poi ringraziamo la Qualina in Bocca in via Lodi a Melzo e il Gatto e la Volpe in via 24 maggio a Melzo, sempre un saluto a Gino e Mary, con tanto affetto. E ringraziamo Carlo Oliva alla regia e alla regia audio Thomas Lanzi. Ciao, noi ci vediamo domani, ciao. Sul letto è quella di un lungo viaggio e tu senza dir niente hai trovato il cuore.